del procuratore e anche del ruolo agente e avvocato, come appunto ha sottolineato adesso l'avvocato Novazio, chiamerei qui al tavolo adesso il procuratore Fabrizio Ferrari. Grazie. Salve, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Dunque, credo che sia necessario spezzare una lancia a favore dei procuratori. Insomma, ne abbiamo parlato piuttosto male, fino adesso ne abbiamo parlato solo degli aspetti negativi e quasi mai degli aspetti positivi. Ora, non è che siano tantissimi, però quantomeno credo sia necessario spiegare un po' la figura del procuratore. Allora, ne abbiamo parlato con Alessandro Canovi, spesso anche con dei messaggi cercando di capire dove questo lavoro dovesse andare a parare. Ora ci siamo trovati tutti in difficoltà, soprattutto chi lavora veramente da tanto tempo come noi. Insomma, ormai io sono 20 anni che faccio questo lavoro, e nel momento della deregulation. Perché ha portato delle cose positive, ma ha portato anche delle negatività. Lo dicevamo prima, si sono presentati al capezzale di società centinaia di persone senza alcuna preparazione, sia dal punto di vista tecnico, giuridico, che dal punto di vista anche proprio dell'accompagnamento del calciatore. Dicevamo prima che l'accompagnamento al giocatore deve essere fondamentalmente deve avere un approccio sia molto umano, certo, perché deve accompagnare una persona chiaramente di un'età molto inferiore alla tua, con esperienze personali completamente diverse, ma deve anche essere un appoggio professionale per aiutare il giocatore a prendere delle decisioni che non sono mai facili, soprattutto quando parliamo di giocatori di 18, 19, 20 anni. Ma comunque io, quando mi approccio a un giocatore anche di 27-28, mi rendo conto che ovviamente parliamo di ragazzi giovanissimi. Cioè, io insomma, ricordo me stesso a quell'età lì, e non è che fossi in grado di prendere delle decisioni così importanti della mia vita, se scegliere una squadra, un'altra, un paese, un altro, uno stipendio, un altro. Per cui è sempre veramente molto complicato fare questo lavoro. Allo stesso tempo, questa deregulation ha portato tantissima gente che questo lavoro lo faceva veramente da pochissimo, per cui bastava effettivamente una iscrizione alla FIGC e ovviamente recependo quelle che erano le disposizioni della FIFA, ma che quindi ha creato molta confusione sia tra i procuratori, e ne abbiamo subito veramente le conseguenze, con un attacco a tutti i giocatori, ha sprombattuto su giocatori, si presentavano veramente 7, 8, 10 procuratori per potersi accaparrare la procura, che ricordo dura 2 anni nel massimo del loro del termine. Per cui non è che parliamo, una cosa fondamentale secondo me di cui non abbiamo parlato fino adesso è che il rapporto fra procuratore e giocatore non è un rapporto decennale o per tutta la vita professionale del calciatore. Certo, noi procuratori, soprattutto quando abbiamo a che fare con giocatori molto forti, lo speriamo veramente, ma spessissimo è un'operazione che dura 2-4 anni, a volte 6, ma è veramente un caso rarissimo quando riesci a accompagnare un calciatore dall'età dell'uscita dalla primavera fino a quando smette di giocare. Sono veramente, e in questo momento, soprattutto per noi che lavoriamo in Europa, ci rendiamo conto che il mercato è veramente saturo di agenti con proposte, come diceva Alessandro, al limite del ridicolo per allungare i contratti di procura con i giocatori, e quindi crea veramente tantissima confusione. Io credo che il mestiere di agente di calciatori, di procuratore sportivo, di intermediario, chiamiamolo come vogliamo, ma rappresenta in questo caso, in queste tre accezioni, veramente tre modi di lavorare completamente diversi. Innanzitutto, adesso mi sto rivolgendo a degli avvocati. Il mestiere di avvocato rispetto al mestiere di procuratore sportivo è completamente diverso. Io mi sono posto all'inizio della mia carriera
da avvocato, agente di calciatori, con un approccio, diciamo, anche giuridico, no? Mi presentavo alle riunioni con le società, con il mio blocchetto degli appunti, prendevo appunti, cercavo di mandare dei promemoria. Mi sono accorto che dopo 3-4 riunioni questa cosa qui era vista malissimo, non si voleva assolutamente sapere quale fosse stata la riunione precedente, bisognava sempre ripartire da zero. Quindi questo era un po' l'atteggiamento delle società, soprattutto, ovviamente parliamo di una cosa di 20 anni fa, 18 anni fa, 15 anni fa. Quindi veramente ci approcciamo a un mestiere completamente diverso. Lo dicevamo prima, il procuratore sportivo va sui campi, l'avvocato sta in ufficio, il procuratore sportivo si occupa spessissimo degli interessi personali del giocatore, pur non avendone voglia. Vi posso assicurare che spessissimo ci tocca gestire situazioni familiari, situazioni di contratti, di acquisizione di immobili, di macchine, di golf, di tutte situazioni che sono a latere del nostro lavoro, ma che ovviamente il calciatore, che dicevamo prima, non è assolutamente esperto anche di piccole cose della vita, e non avendo assolutamente tempo per poterle gestire, ha bisogno di una persona di fiducia a cui appoggiarsi. Quindi vorrei veramente spezzare una lancia a favore del procuratore, perché non è veramente il demone del sistema, ma non è nemmeno l'angelo custode, ma una figura ovviamente che, a seconda di come viene interpretata, può essere un bene o un male. Lo diceva il presidente Lotito, è vero, ci sono personaggi che sono al limite della legalità in ogni loro aspetto, sono al limite dell'educazione, sono al limite della richiesta economica nei confronti dei club, con minacce velate di possibili proposizioni, di percentuali, eccetera. Allo stesso tempo vi posso assicurare che l'economia dell'agente di calciatori negli ultimi 10 anni è veramente disastrosa. I club pagano con delle cadenze ormai semestrali se non annuali, e questo vi posso assicurare con una veramente sicurezza del 70% sul totale delle squadre, giusto? Però perfetto. Il rapporto alla stagione sportiva. Assolutamente, ma se mettiamo una data, se nel contratto c'è scritto di pagarla il 15 settembre e viene pagata il 15 giugno, sinceramente sbagliano quelli che scrivono. Certo, sbaglieranno quelli che scrivono, infatti. Ma sono d'accordo, assolutamente. Questa è una cosa, per esempio, che trovo durante l'anno, quindi entro la stagione sportiva. Certo, ma io sono d'accordo, e infatti andrebbe regolata questa, perché io vi assicuro, e Alessandro lo sa, in Francia emissione fattura, pagamento in settimana. E io non so, e non credo che siano particolarmente più bravi di noi. Sinceramente trovo veramente prego. Quali club? Il Marsiglia, il Paris Saint-Germain, il Nizza, il Toulouse, mi hanno pagato tutti regolarmente. E ripeto, siccome secondo me siamo la Serie A, e la Serie A ha un blasone, un'importanza a livello mondiale veramente devastante rispetto a tutti gli altri campionati, che se ne dica, io credo che veramente anche da questo punto di vista dobbiamo essere migliori. Ma questo glielo dico perché lei parlava di una, secondo me, in termini negativi giustamente, di una deformazione del nostro lavoro e di una deviazione del nostro lavoro, perché effettivamente lei ha ragione, ci sono agenti che guadagnano 8 milioni di euro, 10 milioni di euro, 100 milioni di euro, ma le posso assicurare che il 90% dei procuratori sportivi non guadagnano queste cifre qui, ma stanno decisamente a cifre molto più basse. E ovviamente, ripeto, in un sistema dove è necessaria una regolamentazione sia nell'entrata, come diceva Alessandro, del lavoro, perché ci deve essere una maggiore professionalità, e io sono d'accordo che lei deve avere a che fare con una persona di uno spessore professionale e morale, deontologico, sicuramente più alta rispetto a quello a cui siamo abituati in questo momento. Allo stesso tempo, secondo me, è necessaria una professionalità maggiore da parte, diciamo, di quello che è la generalità dei club. Non voglio adesso specificare, ma in generale credo che sia necessario che come abbiamo posto dei limiti al pagamento degli stipendi dei giocatori, e credo che sia stata una delle decisioni migliori prese negli ultimi 20 anni nel calcio. Quello. Lei vede, l'ho detto a Ceferin, al presidente della UEFA, se non armonizziamo le norme a livello europeo, noi non andremo da nessuna parte.
Perché vedete, noi abbiamo fatto delle norme molto restrittive che ho voluto io, per cui se non paghi gli stipendi c'è la penalizzazione, non si stia al campionato, se non paghi l'IRPEF uguale, se non paghi le squadre non ti scrive al campionato, se non paghi l'incentivo all'estero non ti scrive al campionato, se non paghi... ma negli altri paesi questo non accade. E allora che cosa succede? Nelle squadre italiane, siccome soffrono dal punto di vista finanziario, prima pagano le cose che comportano la sopravvivenza della società, cioè se ha fatto di potersi iscrivere al campionato, e poi pagheranno i procuratori sull'ultima cosa. Per cui, ma perché? Perché aspetti, no? Perché l'ha detto lei, non è stato regolamentato. Esatto. Perché se a un certo punto si stabilisce il 3%, non capisco perché sul lordo si dovrebbe pagare il 3% sul netto, perché uno che paga la percentuale sulle tasse che paga lo Stato mi sembra una pazzia. Lei sa allora, perfettamente ovviamente no, che parliamo di importi lordi al procuratore. Sono fatturazioni che però noi voglio dire, ovviamente però paghiamo le tasse, ecco. Cioè, questo è giusto per chiarire. Sì, però voglio dire, se tu vai dall'avvocato, io ho portato degli esempi calzanti. Se tu vai da una persona che assiste un cliente per la sottoscrizione di un contratto, ma quanto può prendere di parcella? 50.000? 70.000 euro? Ma quando qui parliamo di parcelle 3 milioni, 5 milioni, 7 milioni? Ma Presidente, ma lei ha perfettamente ragione. Lei sta parlando di una cosa che ovviamente riguarda lei, che è la Lazio. Non sta parlando di un club molto più basso, la Pro Vercelli. Sì. Società fantastica, strepitosa, eccetera. Il 3% dell'ordo di uno stipendio da Provercelli, e non lo so, forse vado a trovare il giocatore 4 volte e riesco a pagargli 2 pranzi e poi dopo abbiamo risolto. Quindi è vero quello che dice lei, effettivamente su importi molto importanti in cui abbiamo giocatori con stipendi veramente importanti a 2 milioni e mezzo di euro netti, è chiaro che una percentuale del 5, 7, 10% è eccessiva ed è sinceramente fuori mercato rispetto a quello che stiamo prestabilendo, cioè una regolamentazione di quella... se metti un minimo garantito su quei stipendi bassi, l'altro va percentuale, ci vuole poco a fare le cose. Ah, beh, certo, ma è infatti... problema di volontà, perché quando io ho messo il 3% c'è stata la rivoluzione. E certo, c'è stata una rivoluzione. Se fai il 3% su uno stipendio di 50.000 euro, sinceramente non so se valga la pena troppo fare il procuratore. Allora, siccome purtroppo noi parliamo di una generalità di procuratori, ma non parliamo dei top 20 o dei top 25, e lì allora diamo ancora una restrizione ancora più ampia a quello che è il lavoro del procuratore. Mettiamo un 3%, sicuramente le posso assicurare che l'80% delle persone che fanno questo mestiere smettono di lavorare. Perché, prego. Giusto, così. Certo, è la verità, perché siccome nel mio lavoro non c'è nessuno che paga le mie spese, io me le pago io e io aspetto di essere remunerato, no? E come dice giustamente lei, effettivamente la distorsione, tempo fa il modulo rosso, il modulo blu, ora in Francia sono stati meravigliosi perché hanno fatto simpaticamente una convention tripartite che ti pagano e il giocatore firma per accettazione. Ora si può fare anche in Italia e quindi benissimo, fantastico. Ora però io quando vado a trovare un giocatore che gioca a Palermo, quando vado a trovare un giocatore che gioca a Genova, quando vado a gestire il contratto del giocatore, per cui lei sa benissimo non è una riunione ma sono 5, per cui io abito a Milano, devo venire a Roma, devo stare a Roma, devo fare una riunione con lei, la seconda riunione con Tare, la terza riunione con lei, alla quinta riunione ho speso 6.000 euro, io devo rientrare dei soldi e devo aspettare la procura. Ora, ripeto, con la Lazio simpatico, perché uno gioca alla Lazio, guadagna molto bene, si può permettere uno di aspettare e due di prendere una percentuale che lei può determinare liberamente. Se vado a Vercelli i costi sono gli stessi e la commissione del 3% mi fa fare l'operazione economica zero. Ripeto, lordo, perché qua parliamo del lordo. Quindi quello che voglio dire io è che non dobbiamo nemmeno demonizzare questo lavoro qua. Secondo me è una collaborazione che ci deve essere sempre più ampia, anzi ci deve essere, come diceva lei, una regolamentazione molto più ampia rispetto a quella che c'è adesso. Per quello ero assolutamente contro la deregulation, perché sebbene abbia avuto dei benefici, perché chiaramente il doppio mandato è stato un beneficio per tutti. Triplo. Sì, triplo, addirittura non l'ho mai visto finora, però io ho visto qualcuno. Bravi questi agenti che l'hanno fatto. Però effettivamente, no. E poi un'altra cosa che vorrei veramente sottolineare, la
quello che dicevo prima, la durata del rapporto. Non pensiamo che il procuratore guadagni sempre milioni di euro. Certo, i Mendes, i super top che sono nel mondo, perché parliamo di agenti migliori del mondo, guadagnano cifre spropositate. Noi poveri procuratori piccolini ci arrabattiamo che dopo 2 anni perdiamo il giocatore e il giocatore lo piglia un altro e guadagna quell'altro, non guadagniamo più noi. Quindi, ripeto, non è un mestiere così facile, è un mestiere molto bello che secondo me, come dicevamo prima, se hai una discreta cultura a livello giuridico, se hai una discreta cultura anche proprio personale che ti permette di interfacciarti col giocatore, se conosci un po' la materia, quindi come dicevamo prima hai speso mesi, anni, decenni sui campi a vedere giocatori di 17, 18, 19 anni diventare giocatori che poi hanno smesso di giocare, allora a quel punto lì hai una conoscenza tale che ti permette di lavorare e di, diciamo, sublimare il problema dei 2 anni di contratto e di passare a qualcos'altro. Allo stesso tempo, secondo me, è un lavoro che è bellissimo perché ci permette di lavorare a tutto tondo in tutto il mondo. Mentre prima non lo era, ora dicevamo con Alessandro, noi siamo iscritti assieme alla federazione francese, io sono iscritto anche in Inghilterra, probabilmente anche Alessandro, io sono iscritto anche in Danimarca, perché poi a seconda di dove i giocatori devi essere iscritto. E il fatto di conoscere anche le lingue, che credo sia assolutamente il futuro di questo lavoro, ti permette di lavorare veramente a tutto tondo. Il calcio non è più in Italia. Dobbiamo renderci conto che il calcio è assolutamente europeo se non mondiale. Io quest'anno ho fatto un trasferimento in MLS che non mi sarei mai aspettato nella mia vita. Fai trasferimenti in paesi allucinanti. Cioè, ho passato mesi in Qatar per fare trasferimenti. Quindi in realtà la cultura che acquisisci anche facendo queste cose e l'esperienza che fai facendo queste cose rende questo lavoro ancora, e speriamo a lungo, meraviglioso.